Dobbiamo partire per forza. Andiamo da Rotondo. Cosa è successo stamattina? Se parli della mia esultanza, è una esultanza dove io quasi sempre faccio. Qui è stata una esultanza istintiva, quindi un gesto d'affetto e d'amore verso una maglia a cui io da Foggiano e soprattutto altri compagni miei foggiani ci tengono ogni volta ad esternare ad ogni emozione che viene da un gol, da una pacca sulla spalla, quindi ripeto, è solo un gesto d'amore e d'affetto che non ha che va al di là dell'atto provocatorio o che voglia istigare qualcuno, quindi non c'è nessun problema. Solo che secondo me più che altro l'esultanza, i tifosi della Salernitana hanno accusato il fatto che soprattutto nel primo tempo noi abbiamo fatto abbastanza bene, quindi a fine partita ci sono state queste polemiche che secondo me vanno al di là della mia esultanza, ma più che altro, come ho detto prima, della gara, perché comunque il fatto che loro abbiano pareggiato con noi ha fatto sì che comunque il Benevento allungasse di quattro lunghezze su di loro, quindi niente, noi siamo contenti della prestazione ma non del risultato, perché meritavamo altro. Ecco, dalle immagini non si vede bene, perché tu a un certo punto sparisci dall'inquadratura. Puoi dire di aver fatto solamente quello? Hai battuto la mano sul... Ho baciato la mano, sì. Ho battuto la mano sul petto e ho baciato la maglia del Foggia. Cosa che faccio quasi sempre, quindi... per me non è una cosa rara. Diciamo, al di là del discorso della Salernitana, che poteva aver accusato anche il discorso del pareggio. No, lo faccio quasi sempre. Il fatto di averlo fatto proprio sotto... Purtroppo abbiamo fatto gol sotto la curva della Salernitana. Se lo facevamo dall'altra porta, lo facevo dall'altra porta. Lo sarebbe stata altra rete a quel punto. No, dico, se attaccavamo da quell'altra parte. Sì, invece, per quanto riguarda la partita, cosa vi ha detto? È un pareggio, però... potete trarre dei segnali positivi e qualcosa di negativo, ecco. Cosa c'è in questa partita? Beh, sicuramente come abbiamo affrontato la partita, soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto una grande prestazione, però il risultato secondo me ci va un po' stretto, anche se abbiamo affrontato la seconda della classe con giocatori di categoria anche superiore, però il primo tempo soprattutto dovevamo stare non 1-0 ma un po' diciamo anche 2-0. Poi il secondo tempo c'è stata la loro reazione che era, diciamo, lecita, però noi abbiamo avuto un atteggiamento un po' non come quello del primo, dove anche in situazioni di pressing da parte della squadra avversaria noi giocavamo lo stesso, quindi solo da quel punto di vista, però tutto sommato possiamo solo crescere, questa è la... Il guaio magari è stato quello di non aver chiuso la partita nel primo tempo, perché le occasioni le avete avute, ecco, l'impressione è che giocate tantissimo e concretizzate molto molto poco rispetto a quello che riuscite a produrre. Il primo tempo abbiamo fatto sotto profilo del gioco una grande prestazione, il secondo, nonostante avessimo avuto la reazione della Salernitana, abbiamo avuto anche delle occasioni, perché comunque c'è stato anche il palo di Minotti e l'occasione alla fine di Diemmello sulla palla di Mazza, mentre loro, tolte le due occasioni dei due gol che sono, diciamo, venute per attenzione, qui non ci hanno impensierito più di tanto, anche se, ripeto, la loro reazione ci deve essere, perché comunque, essendo seconda della classe, dovevano dimostrare anche qualcosa, quindi noi ce l'aspettavamo, però, ripeto, soprattutto nel primo tempo potevamo chiudere la partita oltre l'1-0. Tra l'altro la soddisfazione di aver portato via un punto prezioso da Salerno, che è comunque un campo difficile, dall'altro il discorso che comunque siete scivolati in classifica ulteriormente, adesso siete almeno 5 dei playoff, e a volata di primavera ormai iniziata è un dato negativo. Noi la classifica non la guardiamo, perché se prima della partita col Barletta eravamo a 8 punti, 10 punti
eravamo quarti, non mi ricordo, comunque eravamo... A Salerno, dopo l'1-1 di Salerno, eravamo a 7 punti dalla quarta. Comunque prima di Barletta eravamo quarti nel playoff, però precedentemente in quelle partite là avevamo recuperato 8-10 punti. Adesso non mi voglio sbagliare. E quindi noi la classifica non la guardiamo, ci sono ancora 3 mesi, 12 gare da giocare, quindi c'è tutto il tempo per recuperare e per fare ancora meglio. Nonostante stiamo facendo un grandissimo campionato, quindi noi dobbiamo pensare già alla partita di domenica, che è importantissima con Ischia, perché ci sono anche degli scambi diretti come Casertana, Lecce. Il Matera va a Reggio Calabria, quindi sono partite abbastanza difficili, però ripeto, noi dobbiamo pensare a noi stessi, giocando sotto questo profilo, concretizzando ancora di più, potremmo avere oltre dei risultati positivi. Ti vedo giustamente molto convinto delle potenzialità di questa cosa. Cosa ti dà fiducia? Quali aspetti ti danno fiducia per il futuro verso la fine del campionato e su cosa il Foggia deve lavorare? La fiducia me la dà l'allenatore e il gruppo, perché comunque il nostro mister è un allenatore che ci fa migliorare giorno dopo giorno e cerca sempre la perfezione, e il nostro gruppo è un gruppo importante dove non molla mai dinanzi anche alle difficoltà, dà sempre oltre il 100%, quindi questi sono i fattori che possono far sì che ci possono portare a raggiungere l'obiettivo. Perché comunque, come ho detto prima, ci sono ancora 3 mesi, ci sono tantissime gare da giocare, e poi, ripeto, prestazioni come quelle di Salerno, prestazioni come abbiamo fatto con altre squadre di vertice, ci lasciano ben sperare, soprattutto perché comunque noi abbiamo ampi margini di miglioramento ancora. La difficoltà principale in quei 20-30 minuti della ripresa, secondo te qual è stato? Il loro pressing, la spinta del tifo che si faceva sentire molto perché insomma volevano provare a spingere la Salernitana verso la rimonta, qualche altra difficoltà atletica o di personalità, che tipo di... a cosa può essere addebitato quei 20 minuti un po' di grossa difficoltà che avete avuto? Sicuramente i 20 minuti ci possono stare, perché se si va a giocare a Salerno con la seconda della classe ci possono stare. Il fatto che comunque, come ho detto prima, non abbiamo avuto in quei 20 minuti, in alcune frangenti della partita, la gestione della palla, perché comunque noi la nostra forza è fatta dal guadagnare il campo piano piano, quindi fatto di possesso palla e arrivare piano piano a concretizzare. C'è difficoltà di uscire proprio, palla a piede anche, no? Nella gestione della palla, in alcune circostanze invece di giocare da palla dietro, ricercavamo la soluzione davanti, però non avevamo quella lucidità forse nel tenere palla e quindi far salire la squadra. Però, ripeto, ci sta nei 90 minuti a soffrire. Più che altro, comunque, come ho detto prima, soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni per chiudere anche la partita. E poi voglio sottolineare che solo il Foggia a Salerno, nonostante la rimonta della Salernitana, è riuscita a guardare la partita, tutto che noi siamo una grande squadra, mentre le altre squadre, dopo che sono state rimontate, hanno lasciato le mie in bacca, quindi hanno perso le partite, mentre noi siamo riusciti ad acciuffarla e abbiamo avuto però l'occasione per fare il 3-2. Il calendario dice che ci sono adesso 5 partite sulla carta un po' più abbordabili, perché con squadre di media o bassa classifica, però è anche vero che spesso, insomma, cioè, almeno finora, in termini di prestazione o anche di risultati, siete riusciti a far vedere le cose migliori con le squadre invece di vertice piuttosto che con quelle. Come da inquadrare questo ciclo che vi attende adesso, insomma? Il ciclo che ci attende è quello di, come ho detto prima, di pensare partita dopo partita e attraverso l'allenamento migliorarci più giorno dopo giorno, perché comunque noi non scendiamo in campo in base all'avversario, noi scendiamo in campo in base a noi stessi, quindi indipendentemente se c'è l'Ischia, se c'è la Salernitana o no, un'altra squadra. Più che altro
se analizziamo i dati, noi abbiamo 4 sconfitte, di cui una in casa col Barletta e l'altra a Melfi e Martina. Tutta la partita con la Mezza dove abbiamo pareggiato 0-0, però lì non voglio trovare alibi, ma il campo ci ha penalizzati, anche se abbiamo avuto delle occasioni. Ripeto, secondo me non c'è un discorso di squadre di bassa classifica, alta classifica, è un discorso che noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché se noi scendiamo in campo dimostrando sempre il nostro valore, sicuramente il più delle volte riusciremo a portare un risultato positivo. Senti, guardando a quel primo tempo, no? Che avete messo sotto per buoni 40 minuti, una delle formazioni più forti, quanto rammarico c'è per non aver, per non stare ancora più su in classifica, per stare a 6 punti comunque del playoff ad oggi? Sì, siamo a 5 punti però. 5 punti, scusa. Sì. No, più che altro il rammarico è perché comunque dopo che hai fatto un grandissimo primo tempo e secondo me tolti 20 minuti al secondo tempo, anche il secondo tempo avete delle occasioni, tutto sommato la prestazione è più che positiva e il risultato non è giusto, secondo me appunto meritavamo noi la vittoria, però questo ti fa sperare, ti dà una carica di fiducia ancora di più, perché comunque è dimostrato davanti a 10.000 persone di essere non alla pari ma di più, quindi noi dobbiamo continuare su questa strada cercando di fare ancora meglio, perché la classifica dice che siamo a 5 punti dei playoff, quindi dobbiamo fare ancora meglio e niente, sicuramente col gruppo e con il nostro allenatore riusciremo a raggiungere l'obiettivo.